C'è una pippa cavallè. Sì. Non per culo. Ma che hai preso? Ma che hai preso? Addosso. Vai. Ma non puoi insultare sugli errori suoi, però, eh. A cavalletti, cavalletti. Ne fa l'uno, taglia zero. Sì, sì. E tu devi fare le telecronache adesso. Ecco, vediamo che l'italiano sbaglia nuovamente sul rovescio. Palla al nepalese che adesso serve per il match. E vince! E vince! Secondo set, cominciato adesso. L'italiano sta cercando di riprendersi. Vediamo che colpisce di dritto, di rovescio, cercando di sbilanciare il nepalese. E fa un punto incredibile, esulta anche. Adesso il nepalese sta cercando di spingere un po' di più per mettere in difficoltà l'italiano. Ivan, da bordo campo vedo un po' di movimenti strani. Sì, c'è forse un cambio nei giocatori, adesso si sta scaldando uno. È riuscito finalmente in una schiacciata. Ottima schiacciata adesso dell'italiano. Il campione nepalese si risente di questo atto di arroganza, di arroganza da parte dell'italiano. E vediamo chi gioca più concentrato. E infatti l'italiano è condotto all'errore. Questa è una dimostrazione di gran forza da parte del Nepal. È un italiano che si va a prendere la palla, cercando di non prendersi troppe mazzate, ma inevitabilmente ne uscirà sconfitto. Ormai è un match incredibile. Sì. Al cardiopalma. La festa tra un po' si sposta qua per vedere, sì, questo incontro intercontinentale. Attenzione. Il nepalese ha appena pisciato fuori dal vaso. Gioco sulla rete e l'italiano trae vantaggio da questo. Serie di scambi infinita, guardate. Ma l'italiano niente, non ce la fa. Quando cerca di spingere di più, commette l'errore. Il nepalese gioca sulla distanza, cerca l'errore dell'italiano che continua infatti inevitabilmente a sbagliare. Sempre più gente viene a vedere questo match. Siamo tipo 27 a 3 per il nepalese, 27 a 4 perché adesso c'è stato l'errore. E 28 a 4. 28 a 4. Netta, netta sconfitta si prende. Beh, c'è anche da dire, Ivan, che comunque gioca fuori casa. Ha un pubblico sfavorevole. Sì, effettivamente non ha il favore del pubblico perché gioca fuori casa. Però essendo un professionista avrebbe dovuto dare di più. Purtroppo però niente. Torniamo a casa orecchie basse e dovremo allenarci e riproporre questa sfida negli anni a venire, quando lui sarà il nepalese sarà alle Olimpiadi e vincerà la medaglia d'oro. C'è anche da dire, caro Ivan, che l'italiano è proprio una pippa al suo. Sì, avremmo potuto scegliere meglio il nostro rappresentante nazionale, che purtroppo il ping pong non è uno sport che tira molto in Italia e quindi ci dobbiamo accontentare di queste magre figure all'estero. Sa sempre dire di essere spagnoli o cose del genere per... Sì, sì, facciamo spagnoli che è meglio. Ecco, sì, sì, diciamo spagnoli per noi. Ma guarda, cerca anche di colpirlo. Di ucciderlo con la pallina. Di danneggiare fisicamente l'avversario per trarne vantaggio, ma l'avversario non si fa cogliere impreparato. Nel frattempo qua c'è il terzo giro delle moto, c'è MotoGP qua, vedete?
Valentino sul Vespino che cercava di star dietro Casey Stoner sulla moto. Questi sono giochi di prestigio da parte del nepalese. Il italiano non vede neanche più la palla ormai, colpisce a caso, scaccia le mosche. Attenzione, conduce l'errore su un gioco lungo. Purtroppo l'italiano mi sa che non avrà modo di riprendersi da questa batosta. Anche sugli scambi lunghi, come vedete, alla lunga l'italiano perde la concentrazione. Ormai saremo 40 a 5. Partita più lunga della storia, ma in un'unica direzione. Sentite i tifosi che suonano il clacson già per festeggiare la vittoria nepalese. Direi bombe. Oh, questo te rompe il culo, cioè. Come si gioca un po' sul serio, non c'è storia. Non c'è storia, l'italiano è... tenta di ucciderlo anche lui. All'errore il nepalese. Adesso cerca di spingere di più il nepalese. Oh, se non lo di meno qualche errore, sì, vero? Sarà qualcosa di queste cose per terra. Spiazze. Uno pensa che sia vino, e no. No, no, no. Non è vino. L'odore è simile, ma non è vino. Che cos'è? Indovinate voi. Tenta di uccidere pure il telecronista. Ormai è un assalto da parte. Oh, questo è un gran colpo. Esulta per l'unico punto della partita. E poi caga fuori dal vaso. Un liscio colossale da parte italiana. Oh, questo è considerato punto. Questo è ingiustamente considerato punto. Viene dato punto all'italiano. Arriva Capirossi con la moglie. Esatto. Il capi con la moglie che sta seguendo Valentino. Ritorniamo sulla partita. Ma torniamo sul campo da finta. Ecco l'italiano al servizio, il nepalese risponde. Ma l'italiano niente. Italiano no. Al terzo tocco basta rete con Mattoni. No. Peccato. Con la pallina tenta di toccare il culo. Attenzione, qua giocano di filo sfiorando la rete, però niente, poi... Scusate. Che l'aria qua è un po'... pesantuccia per usare... È arrivata anche la Parigi Dakar. In moto. Attenzione. I fans di Valentino, i tre su una moto per seguire Valentino. I quattro su una moto, attenzione. Si sfiora il record di trasporto su motocicletta. Se il campo fosse più lungo di mezzo metro l'italiano avrebbe stravinto. Peccato che è un campo da ping pong e non da tennis, e quindi si sta beccando una batosta di quelle madornali. No, ricordiamo all'italiano che non vale uccidere l'avversario con la pallina. Non può mirare al corpo dell'avversario per far sì che lui poi debba smettere di giocare e avere la vittoria. C'è una capannella di curiosi non indifferente nel frattempo. Sempre più fan nepalesi stanno seguendo il campione nazionale che sta sfidando l'italiano. Ricordiamo che l'italiano, purtroppo in Italia il ping pong non va molto, quindi questo ci dobbiamo portare dietro. Attenzione, cambia presa il nepalese, adesso usa la presa cinese per spezzare l'avversario. No, torna alla presa normale, perché sennò è troppo facile. Ricordiamo che il nepalese è mancino e sta giocando di destro per non far sfigurare troppo l'italiano. Tenta di uccidere pure il pubblico, ormai non vuole più testimoni. Vabbè, sì, che cazzo esulta. Ma come fa ad esultare? La stretta di mano Italia-Nepal.
Bravissimi, complimenti, complimenti. È stato un match durissimo. È stato duro. Durissimo. Sentiamo un commento anche, caldo. Tavolo duro, match duro, tutto duro. E pubblico era durissimo. Rete dura anche. Sfortuna per il durissimo. Pubblico, tutto durissimo. Contro, però. Sì, 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 sicuramente esperienza. Pubblico incommiabile comunque. Siamo contenti comunque che hai cercato di dare il tuo meglio. Ti ringraziamo. Sì, sì, anche l'avversario, anche l'avversario. Sono molto felice di essere qui, grazie ancora al pubblico. Okay, salutiamo tutti, grazie, arrivederci. Ciao ciao, bye bye.